Ci siamo Mark, sì, Siamo. ufficiale, siamo live, io tengo una mano anche su un occhio, sul mio smartphone, per essere sicuro di raccogliere anche le domande che Sì, arriveranno dal web. ci provo anch'io, c'ho un occhio qui sul telefonino E un occhio su Facebook. e un occhio su Facebook, che così almeno vedo, cercherò di dividermi tra questi due. Ok, eccoci qua. Occhio, occhio alle troppe notifiche. Bene, a me l'onore di presentarti Mark, nostro docente della Laica Academy della prima ora, proprio ormai sono tanti anni che lavoriamo insieme, 2014 credo, forse 2015, Eh sì, che già più passati 2014 mi 5-6 sa. anni, tutti. Eh sì. È tutti sì. Eh certo, il tempo passa. Però è stato bellissimo, devo dire, eh. Devo dire, le cose fatte, appunto, portate avanti in questi anni, al di là del fatto, appunto, di avere l'onore e il piacere di lavorare con Laika, ma anche veder crescere questa Academy e poter coinvolgere così tante persone. È stato veramente, cioè, ecco, una delle cose belle proprio di essere stati uno dei primi è proprio questa, cioè il fatto di aver visto crescere questa cosa, proprio bello. Beh, ma grazie ovviamente al tuo contributo per questo. Cioè, ecco, diciamo, approfitto di questo momento per cose che di solito magari non ci diciamo, ma perché le diamo per scontate a volte, no? Quindi questo momento di connessione che tra l'altro anticipo a tutti, nonostante adesso il lockdown sia stato ridimensionato, e ovviamente auguriamo che presto, prestissimo, possa essere del tutto concluso. Le nostre attività online, invece, come quelle che abbiamo messo, diciamo, in piedi durante l'emergenza Covid, continueranno. Magari non con la stessa intensità, perché ovviamente speriamo di cominciare a fare di più, dal punto di vista fisico, reale, insomma, insieme agli appassionati di fotografia, però abbiamo imparato che è una cosa interessante, positiva, piace a noi. Piace a chi ci segue e quindi continueremo a farla. Ecco perché molti ci stanno scrivendo chiedendoci cosa farete dopo, perché hanno visto che tanti hanno smesso di farlo, già a partire da questo lunedì, c'è cioè chi ha già dichiarato che non farà più dirette di questo genere. Noi continueremo, quindi ci fa solo piacere, anzi, siamo veramente contenti. Quindi, Marte, questa sera tu ci presenterai un autore. Straordinario, Mark Turner, docente dell'Academy d'Italia, anche se la tua storia parte dalle coste dell'Africa per arrivare fino a Nord Europa, poi fermarti a Venezia, insomma. Quanti erano i cambi di casa che hai fatto nella tua vita? 30? No. 20, finora 29, ma non è l'ultimo, non credo. Comunque mia mamma 58, eh? Tua mamma 58? Sì, Che non è 58. l'anno di nascita, ma il numero di traslochi fatti. Esatto, sì. Eh sì, ne ha fatti 58. Una volta ci siamo messi proprio a contarli. Vabbè, adesso spero che si sia un po' stabilizzata, però sì. Ma è un po' una cosa che. Ma guarda, veramente. Quando io ho conosciuto Arno Minkinen, abbiamo cominciato a parlare di certe cose che questa sera condivideremo con gli ascoltatori, ma poi ho riguardato un po' anche la mia vita passata, eccetera, e vedo effettivamente come spesso una delle cose che ho imparato è come uno proprio nei primi anni di vita focalizza sul senso della vita, comunque c'è un imprinting che ti rimane e che è. E che poi in un certo modo influenza tutta la tua esistenza. Per me è stato così, ovviamente, per mia mamma, che è nata nel 40 a Roma ed era la famiglia stava in Istria, quando c'è stato l'esodo, ha fatto l'esodo e poi tutta la vita lei ha fatto un esodo. Kudelka, cosa ha fatto? Uguale. Se pensa, magari poi ne parleremo con più calma, no? Però non è che soprattutto chi ha l'animo dell'artista, alla fine, tante volte uno può guardare le fotografie nel caso del fotografo, guardare i dipinti nel caso del pittore, tante volte basta leggere la biografia e si capisce che cosa, se ne possono Ma fare centinaia di esempi così. guarda, io adesso questa settimana abbiamo tre autori che poi a me piacciono particolarmente, e perché stasera con te parliamo di Arno,
Parliamo poi di Arnold, in questo caso Newman con Andrea Boccalini, invece venerdì sera alle 7. E poi domenica mi sono preso La gatta da pelare di William Eggleston e io parlerò invece di Eggleston, che è credo il mio compito più difficile. Non so se ho fatto una buona cosa, ma Sarà molto interessante. Guarda, tutti e tre i fotografi hanno quello che stavi dicendo tu, hanno il loro vissuto, diciamo, proprio come persone, come uomini, trasformato proprio nelle loro fotografie. Quindi, senti, io non voglio rubare altro tempo a questo, ma innanzitutto presentaci Arno Mikkinen, di dove. Una cosa che mi devi dire, so che sai perché si chiama così. Sì, ok. Beh, Per anche il suo nome completo è Arno Raphael Minkinen, perché suo papà era un innamorato dell'Italia, in particolar modo della Toscana, per cui gli ha dato il nome del fiume di Firenze e il nome di Raffaello. Lui, quindi il suo nome completo è Arno Raphael Minkinen, fotografo finlandese. Quindi nato in Finlandia, ma in realtà lui ha avuto diverse nascite nella sua vita. E quindi inizio da dove ha iniziato lui. Lui è nato nel 1945, ma una data di inizio della sua nuova vita è stato il 2 settembre del 1971. C'era un workshop in un luogo chiamato Apeiron. Apeiron non è la città, ma è un concetto greco. Era il nome del workshop. Era un luogo che si trovava a 2 ore di macchina a nord di New York. C'era questo workshop in cui durante gli anni erano passati come insegnanti persone del calibro di Bernice Abbott, Robert Frank, Paul Caponigro, Diana Arbus, Freelander, giusto per dirne alcuni. Ecco. E lui aveva mandato il suo lavoro sperando di essere accettato, e l'insegnante che lui aveva scelto era Diana Arbus. Ci avrei giurato su Diana Arbus. Vero? Si vede un po'. Ma il 1971 è l'anno in cui Diana Arbus ha deciso di dire addio al mondo, e quindi Arno Minkinen non ha mai avuto la possibilità di conoscere Diana Arbus. E quindi dopo questa notizia lui ha dovuto per forza cambiare insegnante, come si dice, indirizzato su John Benson. Aveva scelto John Benson perché anche lui fotografava nudi, cosa che Diana Arbus aveva fatto. E quindi quel 2 settembre del 1971, Arno Minkinen, che ha 26 anni e che è alla ricerca di se stesso, porta il suo lavoro a John Benson, il suo lavoro fotografico, il suo portfolio. E John Benson guarda e dice, guarda, gli dice: Arno, non c'è nessun motivo per cui tu debba restare qui, fotografi fienili, fai landscape, fotografi cavalli, fattorie, cose che abbiamo già visto mille volte. Allora, io dico: ma pensate se fosse capitato a voi. Cioè, voi avete 26 anni, investite in denaro, emozioni, cioè avete scelto Diana Arbus e purtroppo non è possibile fare il workshop con Diana Arbus. La fotografia, per tutta una serie di eventi che poi vi racconto, è diventato praticamente l'approdo a cui dovete assolutamente arrivare. Voi arrivate al workshop e l'insegnante che vi siete scelti ti dice, John Benson vi dice: secondo me dovresti tornare a casa il primo giorno. E Arno lo guarda e gli dice: no, guarda, non è possibile, questa cosa proprio non la posso fare, dimmi tu che cosa devo fare. E John Benson gli dice: take the day off, prenditi un giorno di vacanza. E Arno Minkinen mette
Questa cosa le so perché ho passato parecchio tempo con Arno, quindi me la raccontate di prima mano. Dice, ho messo giù la macchina fotografica e sono andato così a pensare, finché ad un certo punto, alla fine della giornata, ho scattato la prima foto e c'era per terra uno specchio e quindi ho preparato la macchina e mi sono fotografato. Ce l'hai, credo, è la prima foto che forse si può vedere. Eccola qui. Questa è la prima foto che scatta Arno in quel workshop ed è un po' come se lui stesse guardando dentro la sua tomba. E con questa foto torna da John Benson, che rimane molto stupito e dice: Wow, ok, perfetto. E pensate, da quel giorno, da quel 2 settembre del 1971 ad oggi, Arno Minkinen ha portato avanti solo questo tipo di fotografie. Cioè, ha fotografato soltanto se stesso e lo ha fatto con una maestria, con una fantasia e con una profondità che lo hanno reso uno degli autori più acclamati al mondo. Ecco, quindi questo è un po' quello che questo è un po' l'inizio da dove è partito Arno. Quando io ho saputo questa cosa, ho un po' anche guardato alla mia vicenda, perché ci sono tante cose, tanti paralleli, tante cose che Arno mi ha insegnato che sono successe dopo, e tante cose che sono successe, che ho rivisto, che erano successe prima e che ho rivisto sotto un'altra luce. Perché anche io alla fine avevo iniziato frequentando dei workshop. Erano dei workshop in Toscana della TPV, così come Apeiron era un luogo magico, anche questi workshop in Toscana che io facevo da studente 20 anni fa, erano luoghi in cui passavano fotografi del calibro di Gianni Berengo Gardin, Paolo Pellegrin, David Alan Harvey, Anders Petersen, Arno Minkinen l'ho conosciuto lì. Ed erano dei luoghi magici dove poi alla fine tanti fotografi si sono formati. Senti, io scorro qualche immagine sotto, vuoi darmi tutti i tempi? Vai, Ok. vai pure, vai, vai, vai pure, Perché vai poi pure. volevo farti a parte, ovviamente, volevo chiederti, tu l'hai conosciuto per la prima volta in quel workshop lì e prima non sapevi chi fosse o lo conoscevi già? Io conoscevo le sue foto. Io in realtà non ho mai fatto un workshop con lui, era stata una cosa anche lì, un caso. Avevo fatto dei workshop, ogni anno io investivo tempo e denaro per fare questa settimana con alcuni dei più grandi fotografi del mondo, Berengo Gardin, Harvey, Antonin Kratochvil, c'era una volta il direttore della fotografia del National Geographic, si chiamava Kent Coberstein, c'era Anders Petersen, quindi ogni anno io facevo queste cose che mi hanno formato. In realtà li facevo ogni anno perché quando passavi una settimana con queste persone, poi ne avevi come minimo per un anno per riuscire a mettere le caselle al loro posto. E quell'anno facevo un workshop sullo storytelling con Bob Sasha. E quindi proprio sullo storytelling, e c'era insieme, perché c'erano diversi workshop all'interno di questo bellissimo monastero, si tenevano a Sant'Anna in Camprena, e uno di questi era Arno Minkinen, e avevo deciso di fare questo storytelling su Arno, e quindi ho avuto, e così, quindi l'ho approcciato, e quindi poi siamo diventati amici, gli avevo fatto un'intervista, e poi l'ho incontrato altre volte nel corso degli anni. Recentemente è anche venuto vicino a Venezia, aveva fatto una mostra e quindi così ci siamo rivisti. E quindi è così che ho conosciuto Arno. Lui inizia come fotografo scrivendo, in realtà non era ancora fotografo, ma faceva il copywriter, lavorava per un'agenzia di pubblicità. E scrive una pubblicità all'epoca per Minolta e scrive:
What happens inside your mind can happen inside the camera. Che quello che succede nella tua mente può succedere nella macchina fotografica. E dice: io ci ho creduto, Arno dice, ci ho creduto talmente tanto che ho voluto diventare un fotografo e poi ho fatto questo per tutta la vita. E il suo lavoro, vedi, ecco, c'è una cosa da dire, perché altrimenti non si capisce il lavoro di Arno, la sua fisicità. Cioè, Arno è del 45, quindi adesso quanti anni ha? 76. Le immagini che vediamo adesso scorrere sono scattate da quel 2 settembre 1971 ad oggi. E Arno è alto quasi 2 metri ed è molto longilineo, come si può vedere in questo, quindi la relazione che c'è tra lui, la natura, la Finlandia, l'acqua, le donne. Era nato con un chiamiamolo difetto fisico, che però lo ha segnato tanto, ed era il labbro leporino. Ed era una cosa che da bambino non dava grossi problemi, ma quando è cominciato a diventare adolescente e cominciava a innamorarsi delle ragazze, questa cosa l'ha segnato molto perché capiva che per quel difetto lui non avrebbe avuto una chance al mondo, o almeno questo era quello che lui pensava. E dice: io non sono mai, non ho mai fatto, non sono mai andato dallo psicologo, non sono mai andato in analisi, eccetera, per questo problema. Ma un giorno ho cercato di superarlo. E come? Beh, era al college. Era al college perché suo papà lo aveva mandato al college. Stava studiando religione e filosofia, perché doveva diventare un pastore. Perché la sua famiglia era quella. Il suo nonno era stato un missionario in Giappone, il padre era un pastore protestante. E Arno era stato mandato all'università per studiare quello, religione e filosofia. Ma lui a un certo punto si rende conto che la cosa non fa per lui. E quindi chiama il suo papà e dice: è stata l'ultima conversazione che ho fatto con mio papà. Anzi, non c'è stata un'ultima conversazione se non attraverso il telefono. L'ho chiamato e gli ho detto: io devo lasciare lo studio della religione, non sono io, non è la mia vita. E suo papà era molto arrabbiato. Tant'è che pochi giorni dopo suo padre muore di un attacco cardiaco. Non ho mai avuto il coraggio di chiedere ad Arno, dire: scusa, è morto per caso per quella cosa là? Però un giorno Arno mi ha detto, lui, di sua sponte, mi ha detto: non lo so, potrebbe anche essere che mio papà, dal dispiacere, fosse morto di questa cosa. E dice: beh, dopo che ho rotto con mio padre, ho deciso che avrei fatto l'impossibile. E quindi decide di provare. Aveva nel suo banco all'università, aveva accanto la ragazza più bella dell'università. Erano amici e sapeva che quel weekend il fidanzato di questa, che era un giocatore di football, doveva giocare fuori casa. Allora dice: adesso io ci provo. Va da lei e dice: ascoltami, ma vorresti uscire con me? E lei gli dice: certo, perché no? E così escono insieme, vanno a New York, vanno a cena, eccetera, eccetera. E lui torna a casa e dice: wow, è stato bellissimo, voglio ripetere l'esperienza. E quindi dice: ok, quali sono le più belle ragazze del college? E individua un'altra ragazza del college e quindi va da lei e dice: vorresti uscire con me? Questo dice: certo, perché no? E quindi per un po' di weekend, non ogni weekend, ma per un po' di mesi lui va avanti fino alla 18ª, che è Sandy, quella che poi diventerà sua moglie. Ma è stato proprio questo, diciamo, questo aprirsi al mondo, questo rompere gli indugi, che è stato probabilmente il modo con cui lui ha poi iniziato
diciamo, la sua vita e poi quindi anche la sua esperienza come fotografo. Senti, ma nella tua fotografia, Mark, dove in realtà tu sei abituato, perlomeno per gli scatti che conosciamo tuoi, a fotografare gli altri più che a fotografare te stesso, in che modo la fotografia di Arno Minkinen è entrata nella tua fotografia? Bella domanda, nel senso che sono due. La cosa principale di Arno è proprio quella di. Lui dice proprio: lascia che la macchina fotografica faccia il suo lavoro, cioè lui prepara tutto e poi corre dentro un'immagine che nemmeno lui ha visto. Ok, questa immagine che noi adesso stiamo vedendo. Ecco, attenzione, Arno non usa modelli, cioè quello che vedete in foto è lui, non usa assistenti. Cioè è veramente lui, usa io l'ho visto fotografare, usa una vecchia macchina pellicola 6x7 con uno scatto a distanza oppure con che come si dice, che poi fa partire il timer. E quindi in realtà lui prepara tutto, preme e corre dentro l'immagine, un'immagine che lui non ha nemmeno visto. Io, come molti, faccio altro, cioè io vedo l'immagine che scatto, ma quello su cui mi ha influenzato molto Arno è stato riflettere sul perché lo si fa. E se andiamo a vedere, e una volta che uno comincia a intuire i motivi per cui è attratto da un certo tipo di fotografia, comincia anche a capire dove cercare. Comincia anche a capire, a rivedere magari il suo archivio in una maniera diversa, e comincia a capire in che direzione andare. Quindi, nel caso di Arno, è stata una cosa anche quasi lui la definisce ironica, perché dice: io sono nato col labbro leporino e per 50 anni, e questo grosso problema mi impediva di vivere, e poi per 50 anni ho fotografato solo me stesso. Io adesso, per esempio, prendiamo i miei ultimi lavori, sono quelli sui veneziani nelle loro case. Beh, chi più di me può aver voglia di vedere, delle persone che vivono nella stessa casa dove vivevano i genitori, dove vivevano i nonni, dove vivevano i bisnonni, dove vivevano i trisnonni? E anche se non è quella la casa, comunque la città è una città che esiste da 1300 anni. Spesso sono andato a fotografare, cioè io che di case ne ho cambiate 29. Andare a fotografare in dei palazzi dove le persone vivono, dei palazzi che hanno 500-600 anni, per me è una cosa che mi fa vivere. Cioè, un po' come poi vedremo, un po' come dirà anche, poi lo vedremo, un'altra grande fotografa che fotografa, praticamente si fa degli autoritratti, vivere e creare sono la stessa cosa per me. Ecco, questo forse è il punto di incontro tra la foto mia e la foto di Arno. Cioè, vivere e creare sono la stessa cosa per me. Lui fotografa se stesso, ma in un certo modo, anche se io non sono nella fotografia, anche io fotografo me stesso. Ecco, forse questo è ciò che unisce E le due foto. allora infatti una domanda un po' tranello, Marco, o meglio, era una domanda di cui in qualche modo forse intuivo già una risposta un po' retorica, perché mi ricordo molto bene insomma, la premessa che hai fatto e su cui ti ho fatto un paio di domande all'inizio su quanti traslochi tu hai fatto e il motivo per cui tu ti sei poi ossessionato a fotografare anche queste persone nelle loro case era perché era una sorta di riflesso tuo in ciò che stavi cercando nelle fotografie che fai. Quindi i veneziani nelle loro case, nonostante tutto, che restano lì, che ammassano libri, ammassano giornali, ammassano cose che tu normalmente invece magari hai dentro uno scatolone, perché non finisci un trasloco che ne comincia a preparare un altro. Io qui ho ancora roba nello scatolone del trasloco del 1990. Giuro, è vero. Comunque, a proposito di casa, proprio Arno, in un suo libro, questo libro qui, che si chiama, non so se si vede, Homework,
Ti cioè, ringraziamo. si vede? Homework. Homework, questo libro di Arno, che è scritto, pensate, metà in inglese, cioè è scritto in finlandese e tradotto in inglese, cioè lui l'ha scritto in finlandese e l'ha tradotto in inglese. A proposito della casa, lui scrive: ognuno di noi ha il suo senso di casa, che sia il luogo fisico dove viviamo, una latitudine e una longitudine che possiamo segnare o zoomare su una mappa, o un luogo dove una volta abbiamo vissuto, che ancora ci attira nelle notti insonni. Casa è vicina alle ossa. Ogni volta che l'aereo tocca terra a Vantaa, in Finlandia, aspetto il primo contatto con il suolo. Se ci sarà uno schianto, almeno sarò a casa. Questo è quello che scrive Arno. E c'è stato un momento abbastanza importante nella sua vita, una cosa, un'esperienza. Cioè, lui ha vissuto in Finlandia i primi 6 anni, della sua vita, senza andare a scuola. E quindi non ha mai avuto la possibilità, in Finlandia non ha imparato né a leggere né a scrivere. E quando si è trasferito negli Stati Uniti, non ha imparato l'inglese se non quando aveva 10 anni. I suoi fratelli erano più grandi e avevano imparato molto prima di lui. Quindi a questo punto. Scusate, ma ho Mi sentito senti? un microfono. Sì, vai, c'era un'interferenza. Ok, vi avete sentito quello che ho detto prima? Ah, Sì. ok. E quindi i primi 6 anni di vita di Arno sono quelli in cui lui focalizza sul senso della vita. E lui dice: è come se avessi vissuto in una piccola scatola, cioè questa sua esperienza di vita in Finlandia, in cui i bambini durante le vacanze possono correre sulle spiagge, in acqua, completamente nudi, gli è rimasta come se fosse proprio questa esperienza intatta dei suoi primi 6 anni. Poi lui è andato negli Stati Uniti e quando è ritornato per la prima volta in Finlandia, 15 anni dopo, dice: ho capito finalmente chi ero. Ero quel bambino che correva nudo per i boschi. Questo lui lo chiama a little box, in cui lui, una piccola scatola in cui ha vissuto. E quindi gli alberi e l'acqua ritornano spesso nelle sue immagini. Gli alberi sono visivamente più accessibili. Ma Arno dice: l'acqua è magica perché non la puoi controllare. Ci sono degli errori nell'acqua, ci possono essere dei riflessi sbagliati. Quindi l'acqua, in un certo senso, è molto più umana. E quando ho chiesto ad Arno: ma tu che cosa insegni ai tuoi studenti? Arno mi ha risposto proprio questo, cioè di avere fiducia nei difetti. Non so se possiamo sentire la viva voce di Arno Sì, su quel video che ti avevo mandato. dammi un secondo e lo metto subito, sperando che si senta, quindi, perché Se l'audio no, lo devo far partire da qui. Eccoci. se no poi ve lo dico. Abbi pazienza un secondo. Ah, perdonami, ho sbagliato io. Vedi che. Ok.
No, direi che non va. Aspetta, come mai? L'audio sembrerebbe esserci. Di pazienza, Mark. No, non c'è problema, casomai lo posso dire io, non c'è problema. Sì, no, ma era molto interessante sentire la sua voce. Adesso provo. È una voce un po'. Il problema era proprio questo, vedi, se vi interrompo la condivisione, allora provo a farlo partire di qua, dammi un secondo di supporto, a Sì, quello. È tranquillo. interessante sentire la sua voce, evidentemente, è anche molto, Molto ipnotica, profondo. voglio dire. Bravo, esatto. Allora, proviamo a farlo partire da qui. Vediamo se si vede. Spero che si veda e speriamo che si senta adesso. Trust in the flow. Trust in the spontaneous possibilities the chance gives you, to follow your instinct, to make sure that you're not worried about being perfect. Because I think lots of art gets created out of that. We're trying to discover, you know, the unknown. The unknown is new, and art requires new. And I believe in new. And I believe in beauty. I believe in shock. I believe in, you know, in terms of images could be brutal. And we have a great medium because it always allows us new work. It's like music. Music, it seems to be infinite. And our memory for music is infinite, and our memory for images. Wow. E tra l'altro mi interessa e mi ha colpito tantissimo quello che lui dice sulla memoria infinita, proprio della musica e per le immagini, perché è proprio così, il nostro cervello ha una memoria infinita per le immagini, e per la musica. A volte magari non ci ricordiamo le parole, ma per questi altri, due modi di comunicare, quello visivo e quello uditivo, invece c'è davvero una memoria infinita. Lui Infatti, si collega a vero. queste nelle immagini, mi pare molto. Cioè, banalmente, però, nelle sue immagini sento il silenzio, non sento le parole, non vedo le parole. Beh, lui appunto dice: lascia che la macchina faccia il suo lavoro. Io credo che le sue immagini, sì, parlino da sole, ecco. Tante volte dei fotografi, magari non si conosce la faccia, magari adesso un pochino di più, però le immagini di sicuro, tante immagini dei fotografi si conoscono, poi magari non ci ricordiamo chi le ha scattate, eccetera, però di sicuro alcune immagini emblematiche poi ci rimangono impresse. Per quanto riguarda proprio appunto il suo lavoro, dice, è una bella responsabilità. Creare del lavoro. Cioè questo, quando uno cerca di fare un lavoro serio, ha bisogno di prendersene cura, come una casa, proprio, dice Arno. Se uno ha una casa come la sua in Massachusetts, noi ogni tanto, beh, ce ne prendiamo cura, magari allarghiamo, magari facciamo una stanza in più. Comunque allarghiamo alcuni aspetti della casa e la stessa cosa è per il lavoro e questo vale per tutti quelli che vogliono dire qualcosa nell'ambito della fotografia. E un'altra cosa importante che riguarda il lavoro del fotografo, dice Arno, è che uno non matura fino a quando a volte il nuovo lavoro che produce non è altrettanto buono come il lavoro precedente. Non puoi fare sempre meglio e meglio. Non maturi finché non sbagli. Questo me lo diceva anche il mio insegnante di kickboxing. No, noi ci allenavamo
Ma è vero, eravamo in palestra e ogni tanto sentivi, bam! Era qualcuno che stava provando qualcosa e andava per terra. E l'insegnante ci diceva, sì, che aveva vinto mondiali, ci diceva, vedete, a lui, quello che è caduto, ha capito qual è il limite, ma se voi non provate mai, resterete sempre molto al di sotto del limite. Ed è la stessa cosa. La stessa cosa che mi diceva Arno, fino a quando tu devi allargare alcuni aspetti del tuo lavoro, penso che questo valga per tante persone che ci ascoltano, hanno iniziato magari con un certo tipo di fotografia, poi hanno scoperto un altro ambito, magari c'è chi inizia col paesaggio, poi fa street photography. Beh, bisogna prendersene cura, magari a volte quando inizi a fare street photography, beh, magari facevi meglio paesaggio, fino a quando tu non, però non provi a fare qualche cosa di nuovo, beh, difficilmente potrai maturare. Se posso aggiungere una cosa, Mark, Prego, prego. qui andiamo proprio nel DNA di quello che tutti i docenti dell'Academy in Italia hanno e che quindi ha ovviamente l'Academy di Leica. Cioè, in realtà quando si fanno i workshop non si perfezionano cose che già si sanno fare, ma quello che cerchiamo di fare con i nostri docenti è di far fare qualcosa che non si è mai fatto prima, cioè di provare a capire se c'è uno spazio per imparare a fare e a vedere la fotografia in un modo che non è mai stato fatto. Cioè, mi ricordo qualche volta, ne abbiamo anche parlato, Mark, è bello ed è bene che ci siano tanti corsi, workshop dove magari si impara come si mettono delle luci, come si fanno delle cose da un punto di vista tecnico, ci sono persone molto preparate a fare quello, ma quello che cerchiamo di fare è sempre spostare un pochettino quel confine, quel limite tra l'ignoto, quello che non si è mai fatto e quello che invece bisogna in qualche modo evitare di ripetere all'infinito, no? Quindi non è tramite forse la pratica continua di ciò che si già conosce, di ciò che si conosce già che si diventa poi più o meno bravi, anzi, proprio scoprendo questi limiti qui, cominciando a fare qualcosa che non sapevi nemmeno di essere portato a fare. Infatti, Guarda, se posso infatti condividere un'esperienza, recentemente uno studente che ha fatto dei one-to-one online con me, mi ha portato a vedere delle foto di un certo tipo, di reportage, no? Ben fatte anche, cioè aveva anche pubblicato dei libri. Poi ho cominciato a vedere le altre foto che gli ho chiesto, senti, ma vorrei vedere delle foto diverse, no? Da queste qua, per capire. Scoprire che c'era un mondo fatto di fotografia a colori, non in bianco e nero. Che era assolutamente invece più interessante ancora, non so come dirti, una scoperta, ma che invece lui continuava a vedere come, credo sia in ascolto qua, quindi sa di chi sto parlando. Lui continuava a vedere come delle foto che invece di solito non destavano alcun tipo di interesse, magari anche all'interno di un gruppo sai, di amici, di persone del mondo della fotografia di cui si fidava. Quindi questo è importantissimo, è fondamentale, andare oltre quei limiti lì per capire poi dov'è la tua fotografia, no? In che modo, in che direzione va. Se no diventiamo bravi solo a fare le stesse cose, ma non. È fondamentale, e infatti abbiamo iniziato dicendo, appunto, raccontando come è iniziato Arno, che quel 2 settembre del 1971 si è sentito dire a un workshop, ma perché non torni a casa tua? E che da quella sera in poi, invece, lui ha iniziato il lavoro che a tutt'oggi sta portando avanti. Ecco, una delle grandi cose di Arno, forse una delle più importanti che mi ha insegnato, e che secondo me può essere veramente importante per tutti coloro che ci stanno ascoltando, è di capire che c'è sempre un motivo per cui uno è attratto da un certo tipo di immagine, da scattare un certo tipo di immagine. Questo vale per
per tutti gli artisti che fanno un lavoro di un certo livello. Quando Arno va negli Stati Uniti, poi ci resta parecchi anni e quindi quando torna in Finlandia un po' scopre questa esplosione di natura e scrive: quando ho visitato la Finlandia per la seconda volta in vacanza nell'estate del 1973, mentre ero ancora in una scuola di specializzazione con Sandy, che ormai era diventata mia moglie, ho realizzato qualcosa sul paesaggio finlandese che non avevo ancora apprezzato. Le mie prime fotografie in Finlandia, scattate a Nuoro, mi hanno confermato la sacralità del nudo, l'essenziale nudità che circonda ogni cosa in natura, circonda anche noi. In Finlandia, dove la natura può esistere nella sua forma più gloriosa, essere nudo e solo nella foresta o su alcuni litorali può essere quanto ci sia di più vicino all'esperienza della creazione. Adoro scavare le dita dei piedi nel suolo della foresta o navigare tra i massi lungo le rive del lago a piedi nudi come una scimmia in paradiso. E a volte mi piace pensare che in quel dolce abbraccio sono morto. E tutto ciò che è successo nella mia vita da quel momento in poi sia stato un sogno. Quindi quando si ha questa consapevolezza, si fa strada, perché venendo alle immagini, diciamo anche dal punto di vista tecnico, diciamo Arno, la fotografia di Arno tecnicamente è abbastanza primitiva, voglio dire, cioè, ecco, questa immagine che vediamo adesso, è chiaro che tutto ciò che è successo prima è incredibile, no? Vedere questa persona a testa in giù sopra la barra, però diciamo a livello scatto non è una cosa in cui lui utilizza particolari accorgimenti, a livello proprio di scatto della macchina fotografica, è il set, le cose che lui prepara che sono incredibili. Ma questa consapevolezza di ciò che uno cerca nella sua fotografia o nella sua arte, è tanto più importante quanto più nella vita uno ha sofferto. Questa cosa l'ho vista anche parlando con fotografi di altissimo livello, anche di altro genere. I fotografi che hanno sofferto molto nella loro vita, poi hanno creano molto spesso qualche cosa di nuovo e hanno la consapevolezza del perché stanno creando qualcosa di nuovo. Ne dico uno, Antonin Kratochvil. Antonin Kratochvil, se uno legge la sua biografia, è un mio caro amico Antonin, se uno legge la sua biografia di profugo che ha lasciato la Cecoslovacchia, che è stato in un campo per 2 anni, eccetera, poi si è messo a fotografare guerre, guarda caso, e divi di Hollywood. Ha fotografato Jean Reno, ha Dei fotografato. ritratti straordinari. Sì, ma li ha fotografati come se fossero in guerra. Se guardi. Sì, guarda, dovrei avere qua il suo libro. Eccolo qua, guarda. Magari riesco a trovare qualche immagine, perché quello che dici è assolutamente vero, li ha fotografati come se fossero in guerra. Jean Reno in una discarica, David Bowie con queste strisce sulla faccia, William Dafoe in mezzo, sì, in una New York deserta con questi, un architetto importante, adesso non ricordo il nome, però cioè, Johnny Depp che sembra uscito da un incubo. Ecco, che probabilmente è vero, cioè così è l'incubo che ha vissuto Antonin nella sua vita. Ci sono tanti esempi di questo nelle immagini.
dei grandi fotografi. Viceversa, io potrei anche citare un grandissimo. Qui un Jean Reno, Ce l'hai? si vede, un po' ci ha Adesso detto di più. io adesso però non ti vedo perché mi si è. Ok. Boh, non, adesso non ti vedo. Però vabbè, se è Jean Reno ce ne sono un po'. Ah, ok, adesso vediamo. Ce ne sono alcune. Perfetto, fantastico. Profugo qui. Sì. Allora, a me sembra una foto di Paolo Pellegrin in un campo profughi del Libano. Sì. Ecco, adesso pensate, voi siete lì, siete stati mandati da qualcuno che vi chiede di fotografare Jean Reno e quando tutto il mondo, cioè tutti quelli che fotografano i divi di Hollywood, li fotografano in studio con 3.000 luci e ci mettono 24 ore per preparare tutto perché arriva lì Jean, voi dovete avere il coraggio di fotografarlo dietro a un vetro rotto. Ecco, questo è quello che avete quella mezz'ora e dovete fotografare Jean Reno in quel modo lì. Questa è quella degli occhi. Ecco, questo degli E occhi. William Dafoe fotografato, il In una futuro New York. fotografato di William Dafoe. Sì, esatto, perfetto. Sì. Ecco, voi avete a disposizione William Defoe per mezz'ora e dovete avere il coraggio di fotografargli solo mezza faccia e di mandare quell'immagine alla redazione che vi ha mandato. La copertina, visto, era David Bowie. Sì, era David Bowie qui. Ecco. Questo libro Incognito. Ma incognito. Sì. O incognito, come dice Anthony. Esatto, perché poi Eh sì. la pronunciamo solo in Italia. C'è un grandissimo fotografo invece che ha avuto una vita molto più, diciamo, molto meno travagliata che io ho avuto la fortuna di conoscere, che è Douglas Kirkland, persona amabilissima, lui e la moglie, anche lui fotografa DVD Hollywood, Douglas. E ho avuto la grossa fortuna di conoscerlo per diversi giorni perché ho fatto nel 2011 c'era a Bassano Fotografia, c'erano delle mostre al Museo Civico, c'eravamo io e Douglas Kirkland insieme a Harry De Zitter e Massimo Siragusa. Quindi Douglas Kirkland era lì presente per diversi giorni, quindi avendo la mostra nello stesso luogo ci ho parlato parecchio. E mi ricordo che un giorno passeggiavamo per Venezia e gli ho detto: ascolta, ma che cosa c'è di tuo nelle foto che scatti? Cioè io che avevo come maestri delle persone che tipo Arno, Antonin, Kratochwil, eccetera, gli ho chiesto a Douglas, gli ho chiesto: ma cosa c'è di tuo nelle foto che scatti? Cioè qual è la tua esperienza che ti ha fatto portare a fare queste foto. E lui, che ha 80 anni, quindi non era un giovincello, è stato zitto, mi ha detto: guarda, mi stai facendo una domanda molto, molto intelligente, però io non ho una risposta per questa cosa. A me piace quello che faccio. Capito? E lì un po' la differenza. Lui, il canadese, capito che ha avuto comunque una vita, è bravissimo, eccetera, però ecco, probabilmente meno travagliata di quella che ha avuto Anthony o di quella che ha avuto Arno per il suo difetto fisico, era molto più portato a fare dei ritratti in cui le persone appaiono, sono molto interessanti quelli di Douglas, in cui le persone appaiono belle, in cui le persone appaiono così in situazioni molto interessanti. Ha fotografato, cioè, Marilyn Monroe, ha fotografato Charlie Chaplin, ha fotografato cioè, personaggi del genere. Ecco. Però lui di fatto non aveva così, forse non aveva avuto il bisogno di focalizzare qual è proprio il motivo per cui dice: guarda, a me piaceva il cinema e sono andato a far quello, lo facevo bene e questo ho fatto tutta la vita. Ecco. Artisti che hanno grossi macigni dentro di loro, ce n'è una che è stata esposta l'anno scorso, è stata alla Biennale di Venezia, si chiama Mary Katayama, che è nata con questo grosso difetto alle Gli gambe, arti. agli arti. Vuoi che ne mostriamo delle foto? Mostrane un paio, sì, mostrane un paio. È pazzesca lei, Certo.
Lei è dell'87, quindi questa ragazza ha 33 anni, quindi parlando di Arno che ha avuto appunto questo problema fisico, lei, insomma, eccola qua. Ecco, lei dice, io guardate che non preparo, cioè nel senso, questa è proprio la mia stanza, ecco, qui forse non si vede tantissimo, però lei ha, per questa malattia ha perso entrambe le gambe, si è dovuta a 9 anni, si è dovuta far amputare a 9 anni entrambe le gambe dalle tibie in giù. Si chiama emimelia tibiale, se non è. Eccola qua, qua si vede molto bene, qua si vede molto bene. E lei, Mary Katayama, dice, cioè, che era appunto nata con questa rara malattia genetica. Si fotografa, come abbiamo visto nella foto di prima, circondata da oggetti che ha realizzato, fino proprio a estetizzare, eccolo qua, vedi, a estetizzare la propria disabilità, attraverso l'arte. E lei dice proprio: vivere e creare sono la stessa cosa per me. E quando le si chiede che cos'è per te la libertà, lei risponde: la libertà è un processo creativo. Tutto quello che metto nelle foto riflette ciò che sento. La foto riflette la ricerca di un sentimento universale. Mentre lavoro mi sento felice e mi sento libera. Questa è la mia libertà. E ecco, guardate cosa si riesce a fare sublimando la propria disabilità. Ecco, direi che lei e Arno sono due esempi. Ecco, a volte penso, ecco, guardando il lavoro di queste persone, questo è Safet invece, questo qui è un pittore bosniaco. Beh, ci puoi anche andare, sai, guarda, eccolo lì. Ecco, questo qui è un, questo, ho messo queste foto perché questo è un pittore bosniaco, si chiama Safet Zec, che sta a Venezia e che fa questi dipinti. Lui, profugo di guerra, dalla guerra in Bosnia, è venuto via dalla Bosnia nel 92, dipinge queste persone che si abbracciano, queste persone senza volto, dipinge il pane. Ecco, guardate, quella figura sulla destra sembrava un po' mia nonna, che anche lei ha fatto l'esodo nel 47. Ecco, queste sono foto scattate nel suo studio. Ma quella che è più incredibile è una che gli ho scattato io, che è quella successiva, in cui si vede lui. Ecco, quello che vedete dietro è Safet Zec. Questa è una scena di vita. Lui qui è con il suo modello. Quindi vedete, cioè, non è solamente la tragicità, non è solamente nei suoi. Lui dipinge se stesso alla fine, ok? Cioè, la tragicità che si vede nei suoi dipinti. È poi quella che lui ha vissuto e che poi si vede e che poi lui lo si vede anche solo a sentirlo parlare, si sente che lui vive tutti i giorni. E quindi un po' ecco, io mi sento così vicino a queste persone che hanno sublimato qualche cosa di difficile e che ne hanno creato qualche cosa di nuovo. E quando vedo queste cose penso, ma a volte andiamo in giro e pensiamo, ma guarda, la luce non è buona. Vabbè, ragazzi, forse se la luce non è buona, magari è il male minore. Possiamo magari cercare comunque di fare qualche cosa di interessante. Anzi, magari proprio perché la luce non è buona, magari possiamo usarla in maniera creativa. Questo è quello che ci insegnano queste persone. Sì. Senti, non voglio chiudere qua, ma voglio chiederti, ci sono varie immagini ancora che volevo far scorrere, Questo è abbiamo ancora Daniel. una decina di minuti, dai, facciamo un piccolo extra. E volevo chiederti, magari se ce n'è una in particolare di queste immagini che ti ha segnato e che ti ricordi più di altre, e perché, in tal senso.
Beh, guarda, allora, questa è Cristina Vitieli, una bravissima fotografa, tra l'altro, che aveva fatto il workshop con Arno e poi avevano creato queste e anche altre immagini eccellenti. Di Arno, allora, ce ne sono alcune che mi sorprendono molto per via di come sono state scattate, mi sembrano quasi impossibili. Lui sospeso nell'aria, ce ne sono alcune che uno si chiede: accidenti, come ha fatto? Una che però, quella che proprio mi ha colpito di tutte, l'abbiamo vista prima, ed è quella di lui. Ecco, queste sono fantastiche. Ecco, queste, però lui praticamente come se stesse urlando. C'è una delle prime, mi sembra la quarta. Se guardi, in cui lui si scatta praticamente, è la quarta se non sbaglio, di Arno, sì. Eccola qua, c'è questa la prospettiva e lui, ecco, in questo secondo me c'è tutta l'essenza, la sofferenza di Arno, ecco. E questa è una delle sue prime, questa qui l'ha scattata nel 73. E poi ce n'è un po' più avanti, la 24esima, è incredibile, questa proprio perché da dire, ma come hai fatto, dice lui a volte gira facendo vedere anche il negativo, perché sembra impossibile, eccola qua. Lui dice che tanti gli hanno detto, guarda, tu hai preso un paio di forbici e hai tagliato il negativo. E poi lo hai appoggiato e dice no, guarda, perché se guardi la foto successiva, quello invece è il negativo. Eccolo là. Dice no, guarda, da pensare che queste cose qua sono possibili. Io credo comunque che non ci sia possibilità se la persona non è profonda anche proprio come filosoficamente, come pensiero, come creare immagini come queste. Quello che più mi sorprende di Arno è che vedete come scorrono le immagini e non ce n'è una uguale all'altra. Guarda, 51 anni a fare questi scatti in cui il soggetto è sempre se stesso e la natura e non c'è una foto uguale all'altra. È incredibile. Ecco, questo è quello che più mi sorprende di Arno. Ah, fantastico. Non so, adesso io non riesco a vedere, ma c'erano delle domande magari da chi ci sta Sì, seguendo. ho una domanda. Vabbè, alcune sono magari un po' più tecniche, non so se vuoi dare la precedenza a queste, magari ci chiedono Dimmi. come riesci a comporre l'immagine considerando che è in autoscatto, no? È una delle ultime, ma è stata anche una delle prime che ci hanno chiesto. Qualcuno hai già risposto, chiedeva se aveva un assistente, ma hai già detto che non ne fa uso di Guarda, assistenti. io gli ho scattato un paio di immagini. Se vai a vedere in griglia, la 37 e la 38, se vai a vedere c'è proprio lui, mentre stava fotografando in Toscana, eccolo qua. Allora, intanto vedete come lui è alto, allampanato, molto magro, quindi è una betulla anche lui, è proprio. È proprio, no, è un albero anche lui, uno di quegli alberi finlandesi. Lui qui sta preparando la macchina, eccolo qua, e qui sta provando, c'erano questi due ceppi, diciamo, naturali nel mezzo di questo torrente in Toscana. Lui sta provando, a un certo momento lui prepara tutto, prova la posa, ha un autoscatto. Abbastanza lungo, scatta. Quando lui scatta, praticamente parte il self timer di 9 secondi. Quindi lui preme, butta lontano questo scatto e basta. Lui ha 9 secondi per fare tutto quanto. E rarissimamente fa due scatti. Rarissimamente. Cioè, se fa il secondo. Ma così, cioè perché dice, ma non so, magari magari non so, il primo, siccome lavora ancora a pellicola molto, magari il primo si sviluppa male e quindi ha un secondo scatto, ecco, quindi va solo per quello, se no normalmente fa uno scatto.
Qualcuno ci chiede come mai non mostri mai il suo volto nelle foto. Se c'è un motivo specifico, al di là del difetto. Perché no, allora in realtà perché lui non mostra il suo volto? No, in realtà su alcune immagini si vede. In realtà su alcune immagini lo si vede. Se cercano su internet, cioè, non è in queste foto che ho messo, perché di solito queste, diciamo, composizioni che lui fa, tipo queste, guarda, ma ragazzi, ma come potete fare a pellicola uno scatto in cui voi siete da soli e avete questa perfezione tra le mani e l'orizzonte? E questo arco, no, questo ovale delle vostre braccia che abbracciano questo masso che sta dietro, e fate uno scatto. Se avete proprio voglia, ne fate due. Beh, signori, bisogna pensare che è possibile. No, in alcune immagini lui mostra, diciamo che probabilmente è più interessante questo gioco appunto delle gambe, delle braccia, eccetera, probabilmente visivamente non è solo per il difetto fisico, è proprio perché vedere la faccia probabilmente distoglie da questa forma che lui può ottenere con le gambe, con le braccia, con il suo corpo longilineo. Quello è il motivo per cui raramente si vede la sua faccia. Poi c'era una domanda, Mark, che è arrivata prima, la condisco io, ma il fatto che lui fotografi se stesso è più legato al fatto di voler vedere come lo vedono gli altri o di voler vedere lui se stesso? No, è il fatto di sublimare questo suo difetto. Sicuramente dice probabilmente la Finlandia. Lui, la metterò in questo modo, e lui ha avuto, oltre a questo labbro leporino, lui aveva una madre che era molto molto bella e che riusciva alla quale riusciva molto difficile accettare che da lei fosse venuto, queste sono parole di Arno, dice, le risultava molto difficile accettare che da lei fosse venuto qualcosa di così brutto. E dice, posso anche capirla in un certo modo. Erano tempi duri, c'era la guerra. Lui ha sempre avuto comunque un ottimo rapporto con la madre, però probabilmente la madre lo ha rifiutato per questo. Probabilmente non gli ha mostrato molto affetto per questo fatto che gli riusciva difficile accettare che fosse venuto fuori qualcosa di così brutto. Quindi dice: la Finlandia e la natura sono stati dei sostituti per l'amore che io non ho avuto da mia madre. E quindi per lui fotografarsi immerso nella natura era come rientrare la Finlandia era un po' come rientrare nel ventre materno. Questo è il senso della sua poesia. Qui lei chi è? Lei non so in particolare, però spesso utilizza delle persone con cui magari sta facendo un workshop in quel momento. Adesso di questa persona in particolare non so nome, però la ragazza che abbiamo visto prima, appunto, era Cristina Vitielli, grande fotografa, che però in quel momento stava facendo un workshop, e poi ce ne sono anche nei suoi libri, ci sono di solito o persone che con lui stanno facendo un workshop, oppure persone che conosco. Alcune sono delle prime immagini. Alcune sono della moglie, Sandy, Ho delle visto immagini solo recenti. già due commenti su come faccia in 9 secondi a far calmare l'acqua. In realtà 9 secondi sono dal momento in cui preme lo scatto remoto flessibile, quello del filo, quindi in realtà l'acqua la fa calmare ben prima, poi scatta e da lì a 9 secondi. Giusto se. Esatto. Tutte le immagini che vedete dovete immaginare che è possibile. Cioè, Arno, voglio dire, chi ha avuto la vita di Arno non ha motivo di fare qualche cosa di artificioso. Cioè, veramente, piuttosto non la scatta. Ecco. Bisogna immaginare, anche sulle immagini più incredibili, perché sembra, cioè, sfida veramente le leggi di gravità,
Bisogna pensare che è possibile Ma farlo. questo vale proprio come grande consiglio nella fotografia, no? È ovvio che il web ci ha abituati a artifici di ogni genere, abbiamo fatto un talk dedicato a che cosa è ammissibile o no, che cosa si fa con Photoshop, eccetera, però si tratta più che di pensare al fatto che una cosa non sia possibile, a cercare il modo di capire come sia possibile, perché un modo lo si trova praticamente sempre. All'inizio cerchiamo di, diciamo, di giustificare il fatto magari di non riuscire ancora a comprendere quella cosa, trovando il modo in cui noi potremmo magari pensare di farla e di realizzarla, e invece è sempre molto importante cominciare a pensare ma come potrà aver fatto, se è il come che ci interessa. In realtà poi il risultato è la cosa più importante, quindi Esatto, sì. secondo me poi trascende anche il come, ecco. Non ha poi, nel momento in cui parliamo di immagine, ne parlavo proprio oggi, è più in qualche modo l'idea che ci sia diciamo così, un mancato intervento del fotografo nel fare certe fotografie, è un'accezione molto da, diciamo, una considerazione molto da reporter in generale, che il reporter cerca di fare, ma perché un po' quasi non si è ancora mai accorto che in realtà il suo stesso ruolo all'interno del reportage è già un'influenza più che sufficiente per alterare l'immagine. Però questi sono discorsi filosofici, no, Mark? Sì. Allora, a proposito di filosofia, ti posso dire, posso aggiungere una frase del filosofo inglese John Locke, della seconda metà del 1600, che è praticamente riconosciuto come il padre dell'empirismo, cioè quello in cui c'è cioè quella corrente filosofica in cui, secondo cui la fonte della conoscenza è innanzitutto rappresentata dall'esperienza. E lui dice: l'atto creativo è sospensione ed elevazione ad un ulteriore stadio di consapevolezza. Quindi l'atto creativo, cioè ecco, pensiamo alle foto di Arno, l'atto creativo è sospensione ed elevazione ad un ulteriore stadio di consapevolezza. E per Arno lo è stato proprio, cioè ha sublimato questo suo difetto, questa sua difficoltà, e grazie proprio a quello ha creato qualcosa di nuovo e di straordinario. Bene, Mark, io ti ringrazio perché sei stato straordinario. Tolgo il muto a tutti, così ti dedichiamo un applauso. Grazie. Ci hai fatto conoscere bene un autore non solo dal punto di vista fotografico, ma soprattutto umano, che è la cosa più importante. E quindi io ringrazio tutti quelli che si sono connessi, che sono stati con noi, che hanno fatto domande. Spero di non aver perso domande importanti, e quindi non aver perso un'occasione in tal senso per parlare di qualcosa di ancora più importante. Ma Grazie anche a te perché questi incontri che dovuti cioè che per forza di cose dobbiamo fare da casa, alla fine cioè, devo farti anche io i complimenti perché sei riuscito veramente a fare qualcosa di interessante, di coinvolgente. Cioè io non solo, ma anche seguo anche quelli degli altri e devo dire che sono sempre di ottimo spessore e ce n'è sempre qualcosa da imparare. Quindi complimenti anche a te perché hai veramente Grazie, creato qualcosa di interessante. Marco. Ma guarda, è ovviamente tutta la squadra, sono 25 persone che lavorano a fare tutto questo, quindi sono un privilegiato. Ok, Va bene. bene, grazie a tutti. Ci vediamo venerdì sera con Andrea Boccalini, che ci parlerà di un autore del mondo del ritratto straordinario che è Arno Newman. E poi domenica pomeriggio alle 4 per insomma, provare a capire qualcosa di più di William Eggleston. Speriamo di farlo bene, Mark. Si dice che Dio ce la mandi buona. Ciao, Mark, grazie a tutti. Ciao a tutti, Buona serata a tutti, davvero, buona ciao a serata. tutti.
Ciao, 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 ciao.